Buonasera, ciao, eccoci qua. Ah, no, siamo qua, ecco perché ho un'altra telecamera solo. Buonasera a tutti, buonasera da Massimiliano Cera, dal MIPAI, il nostro movimento per la pensione indipendente. Ecco, a proposito, mi ero dimenticato di mettere il loghetto, ecco, che spara, che viene fuori lassù, eccolo lì. Ok, bene, bene, bene. Bene, benvenuti, benvenuti. Torniamo con le nostre interviste una volta ogni tanto, a volte mensilmente, facciamo delle interviste alle persone che hanno iniziato il proprio percorso verso la pensione raggiunta in maniera totalmente indipendente, con un programma finanziario autonomo, seguendo appunto quelle che sono come posso dire, le idee e gli ideali del MIPAI, o meglio, il Movimento Internazionale per la Pensione Anticipata e Indipendente, quindi un grande movimento di persone che vogliono raggiungere la pensione con un programma autonomo, senza INPS, senza assicurazioni, quindi partendo completamente con un autofinanziamento. Io sono Massimiliano Cera, da tantissimi anni ormai aiuto le persone a raggiungere un obiettivo, obiettivi finanziari privati, la libertà economica, la pensione raggiunta in maniera indipendente, poi qua aiuto persone a raggiungere un miglioramento economico, ma anche maggiori risultati degli investimenti, maggiori risultati nella crescita personale e anche le aziende che vogliono strutturare dei percorsi importanti sotto l'aspetto finanziario. Allora, questa sera intervisteremo Pierluigi che è un altro aderente al MIPAI e ha iniziato il suo percorso verso la pensione, ha fatto il suo piano e ha iniziato il suo percorso di accumulazione e di gestione delle sue attività, del suo denaro per raggiungere la pensione entro un po' di anni, entro pochi anni, quindi sganciandosi da quella che sono le, come posso dire, le direttive dell'INPS che sono molto lunghe o quelle delle assicurazioni. Quindi sarà lui stesso a raccontarci, a raccontare a noi del MIPAI. Come stanno andando le cose? Ricordiamo che tutte le risorse per capire come funziona le puoi trovare su mipai.info, dove trovi anche i nostri 10 comandamenti, trovi anche un'ottima masterclass per capire come funziona la pensione raggiunta in maniera indipendente, come si crea, e su massimilianocera.it, nel mio caso, dove trovi tante risorse gratuite per iniziare il tuo percorso verso l'indipendenza economica e finanziaria. Bene, io direi che possiamo chiamare Pierluigi e iniziare a fare questa chiacchierata per vedere, per capire anche voi, potete chiedere, potete fare anche delle domande per capire Pierluigi come ha strutturato il suo percorso, che cosa fa, come la pensa, che cosa ha cambiato nella sua vita, perché sicuramente è una testimonianza che potrà servire a molti di voi. Lo chiamo subito, eccolo qua, Pierluigi, buonasera, Ciao a buonasera, tutti, eccoci ciao qua. Max, ciao, eccoci. Bene, ciao Pierluigi. Allora, che Pierluigi è in pausa, è vero Pierluigi? Oggi Perché sono Pierluigi in è pausa. un navigatore di voli. Sì. Raccontaci un po', che fai Pierluigi? Che in pausa, so che hai tra un volo e l'altro, giusto? Beh, diciamo che adesso sono finito la giornata lavorativa, io sono pilota e mi trovo in Polonia, qui a Katowice. In un turno, un bellissimo turno da 5 giorni con 4 voli al giorno, circa dalle 10 alle 12 ore di servizio, con delle belle sveglie presto. Questa volta è un turno con sveglia all'alba. E adesso ho il mio periodo di riposo che va, sfortunatamente, arrivati con 2 ore di ritardo in albergo fino a domani mattina alle 3:50, quando sono era la sveglia. E Oh mamma, quindi, Madonna. sì. E Per poi dove iniziare una. parti, dove Come? vai? Dove parti, dove Domani vai? vado da qui, vado a Francoforte, poi da Francoforte faremo una tratta per Lussemburgo, torniamo e poi domani sera ritorniamo qui a Katowice. Sì. E Madonna, un bel poi giretto. dopo domani c'è il quarto giorno, poi finalmente è l'ultimo giorno e si torna a casa. Pausa di 3 giorni e poi si riparte. E Così è poi la si vita del riparte. navigatore. Bello, però ti piace la tua attività, nel senso ti può Sì, organizzare un po' così il mondo. diciamo che ci vuole una gran passione perché non è tutto oro quello che luccica, no? È bellissimo pilotare, io dico sempre che ho l'ufficio più bello del mondo, sono là davanti, vedo il cielo, vedo le montagne, vedo le pianure, vedo il mare, nessuno mi disturba e non ho nessuno davanti con la testa che
che mi ostacola la vista. Però diciamo che ci sono i pro che sono belli perché ti dà la possibilità di stare in giro, vedere nuova gente, frequentare anche ambienti internazionali, no? Che questa qua secondo me non ha prezzo, poter interagire con persone che arrivano da varie culture e da mondi anche diversi. Però il contro è che ci sono turni abbastanza pesanti. Oggi il lavoro del pilota è cambiato molto, le aziende cercano di tirare al massimo, di sfruttare, diciamo così, la forza lavoro fino al limite dove possono andare, che se è il 95 loro devono arrivare al 95. Sì, Poi sì. ci sono ritardi, come oggi a Francoforte, ti faccio un esempio, c'è un'importante manifestazione militare aerea nell'area della Germania, quindi questo va a ostacolare il traffico di linea in determinate ore del giorno, quindi danno ritardi alle partenze perché non si può volare in determinate ore, via dicendo. Quindi passeggeri incavolati perché non riescono ad arrivare in tempo per prendere la coincidenza per New York, per Denver, per Mexico City, per il Sudafrica. E quindi poi noi che siamo il front office, il front line, ci becchiamo tutte le parolacce dei passeggeri che oggi non te le mandano a dire. Però insomma bisogna alla fine avere un pochettino di tranquillità e di gestire ogni situazione al meglio che ti si propone con il sorriso e soprattutto con la pazienza, ecco tutto qua. Beh, sì, poi in particolare è un'attività questa che comunque, sai, quando uno è un po' più giovanotto, entra a girare, bello, no? Girare il Sì, mondo, girare. sì, sì, Poi, sì, sai, sì. quando un po' voglio stabilizzare un po', voglio riposare un po', insomma, alla lunga diventa una Sì, vita, non sì, più sì. proprio. Diciamo che è un lavoro che è molto bello, poi diventa anche di routine Sì. e hai bisogno comunque di periodi sempre più lunghi di riposo, quindi cerchi le ferie, cerchi i riposi che spesso non te li danno, spesso soprattutto d'estate, a parte che una volta era d'estate. Ma adesso mi pare che è tutto l'anno, da dopo il Covid, poi secondo me è successo che gli aeroplani sono pieni, la gente viaggia, io non so cosa sta accadendo e comunque diventa tutto molto più pesante e duro. Però insomma, alla fine, se ti piace, se hai passione, superi tutto. Però c'è sempre un però. Pierluigi, dici un po', obiettivo, qual è stato poi il tuo obiettivo finanziario che poi ti ha spinto a voler organizzare un po' da solo il tuo futuro, perché poi alla fine di questo si tratta con il MIPA, e noi praticamente cosa facciamo? Prendiamo le nostre risorse finanziarie e ci sostituiamo all'INPS. Qual è stato il tuo obiettivo finanziario? Cosa ti ha spinto a iniziare a movimentarti un po' da solo sotto questo aspetto? Ma guarda, io proprio in questo periodo, l'altro anno, a ridosso delle vacanze estive, sono entrato un po' in difficoltà. Sai quando hai quei momenti un po' che hai bisogno di riflettere sulla vita? E allora, così, stavo con Kindle, stavo andando a vedere un pochettino i libri da leggere e ho visto il libro che hai scritto, La pensione quando vuoi tu. Ah, Ho letto un tu po' arrivi da quello, sì, arrivi da sì. quello. Ok. Allora praticamente ho letto la prefazione, ho detto, ma mi sembra interessante, ma non vorrei che fossero quei libri, no, dove raccontano un sacco di storie, no? Poi dopo ho iniziato a leggerlo, l'ho comprato e l'ho letto. E io, premetto, prima di fare il pilota ho fatto l'istituto di ragioneria, praticamente, sono Sì. ragioniere. Quindi io comunque ho studiato contabilità di aziende, vi dicendo, però nella Non mia c'entrava vita, niente con gli aerei, come no, sempre capita. sì, no, ma non solo, ma nella mia vita, poi prima di fare il pilota facevo il rappresentante, vendevo porte e finestre, quindi ho sempre guadagnato bene e ho sempre speso bene. Io quello che guadagnavo spendevo, quindi bei vestiti, belle macchine, belle donne. E poi, quando ho iniziato a fare il pilota, non è che questa cosa qua è finita. Anzi, sono aumentate ancora di più le possibilità economiche e sono aumentate ancora di più le spese. E poi un giorno mi sono detto, ma porca miseria, io l'unica cosa che riesco a pagare è il mutuo di casa, che comunque è il mio salvadanaio, poi la compagnia mi versa il mio TFR, lo metto nel Previvolo, che ha un investimento mix obbligazioni azioni, che comunque devo dire che in questi anni ha reso tantissimo. Ma poi dopo arriviamo anche a questo.
è una rendita che a te ti arriva una parte che dici: Madonna mia, ha guadagnato il 7-8%, è stato performante, ma loro poi si prendono tutta l'altra parte che noi non sappiamo, no? Solo studiando riesci a capire un pochettino. Oggi da profano ho detto: beh, però magari. E allora alla fine ho letto il libro e ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava nella mia vita, ma proprio come impostazione. Nonostante io sono una persona a cui piace la matematica, sono quadrato, i grafici, tutto, però mancava quel non so che di mettere un pochettino di ordine. E allora ho letto il tuo libro e è Sei stato partito, una. sei proprio, È guarda, stata. vedere che tante persone, questo qua tra l'altro il libro che è stato tradotto ce l'ho qua dietro, ecco, questo qua è per chi non, Sì, ecco, sì, sì. questo qua lo trovate, c'è anche la versione internazionale, un libro che è stato portato poi in 9 paesi, è stato tradotto, è andato molto forte questo libro, Ma quindi sai che poi, vuole. Max, a proposito di questo, io sono andato poi a sfrugugliare su internet, perché ho detto, ma chi è sto Max? E poi alla fine, insomma, questa cosa mi ha un pochettino tranquillizzato perché ho visto che hai ricevuto riconoscimenti, ha parlato anche il Sole 24 Ore di te, quindi. Non Sì, eri proprio l'ultimo. diverse testate, sì, la Repubblica, Sì. certo, E sì. quindi alla fine sono arrivato fino alla fine del libro e da lì ho detto adesso devo fare qualcosa. E quindi ho scritto al link, dopo sono entrato in contatto con Stefano e da lì è incominciato a crescere questa voglia di documentarsi, no? A livello Documentarsi. finanziario, cosa sapevi fare prima? Così a livello finanziario, se sapevi fare avevi fatto degli investimenti, qualcosa? Ma guarda, io avevo fatto degli investimenti con un'assicurazione che mi aveva proposto la mia banca, di cui non faccio il nome. Ma tanto io sappiamo come non ci interessa il nome, ma sappiamo già com'è andato, perché mi immagino, non No, sapevo. è andata male da parte mia, diciamo così, che dopo 2 o 3 anni volevo vedere i risultati, però non era quello il tempo di vedere i risultati. Che i risultati si vengono nel lungo termine, però cioè, non vedevo neanche il minimo. E quindi questa cosa qua mi ha un po' preoccupato. Allora ho detto: vabbè, prendo quei 4 soldi e compro una casa nuova. Quindi ho venduto la casa che avevo, ho guadagnato qualche cosa, ho comprato una casa più grande dove pago un mutuo molto più grande e quindi mi sono incasinato ancora di più. Certo, Poi è vero che sono diventato comandante, quindi lo stipendio è aumentato notevolmente, quindi ho certo. fatto i miei conti. Solo che poi lì i soldi entrano e i soldi escono. Guarda, ti dico, io ho conosciuto nella mia vita tre persone che guidano gli aerei. Poi dopo in privato dico anche qualche nome, così. Tre persone che erano persone che guadagnavano tantissimo e persone che hanno speso tantissimo. Cioè, paradossalmente sono le persone che hanno speso più soldi. Non so, forse perché giri, perché poi te la... Non lo so Sì. Sì, perché, ma guadagnavano tutti uguali. Ne ho presi tre tutti sì. prestampati. Guadagnavano 10.000, spendono 10.000, poi 15, Sì, spendono sì, sì. 15. Okay. Ma sai cosa c'è? Che è un lavoro che al di là dell'impegno di tutto, ti dà delle soddisfazioni. Cioè, io non posso dire che non ho soddisfazioni, anzi. E, quando vedi una cosa, un telefonino, un computer, un orologio. Un paio di cuffie, dice: ma che belle, vai lì e le compri. Perché Certo. non hai problemi economici. Poi Sì, sì, sì. dopo ti accorgi quando arrivi all'età mia. Io l'altro giorno ho compiuto 50 anni. Ah, Arrivi li porti a. bene, Pierluigi, Sì, porti sì. bene. Alla grande, Grazie. Madonna, non l'avrei detto. E allora alla fine ho detto: ma è possibile che io a 50 anni c'ho il conto in banca che è sempre una linea di galleggiamento? Non è possibile questa cosa qua. Sì, è vero che ho la casa che, come ti dissi, oggi la vendo, sono a Peschiera del Garda dove il mercato è un mercato fiorente, quindi me l'hanno già richiesta in parecchie persone, quindi potrei veramente venderla bene. Ma non è quello che ti cambia la vita, quello è una cosa. E allora, leggendo il libro, ho cominciato a mettere un po' di ordine nelle mie finanze. E io ho cominciato a fare il ragioniere. E quindi ogni mese io adesso io non mi vergogno a dire che ho un foglio Excel nel mio computer dove metto dentro tutte le spese che faccio ogni giorno, tutto quello che sperpero, perché alla fine
no, non è tanto comprare una cosa che ti piace, perché quando poi è troppo, è sperperare i soldi, no? Beh, sì. E quindi dopo ho incominciato a capire che potevo vivere tranquillamente, fare una bella Sì, è vita, un po' ma la concezione, no? Noi abbiamo la concezione quando abbiamo soldi, ma si vive una volta sola, me li spendo. In realtà, tornando alla concezione, allora la concezione di ricchezza di tutte le persone, io ho seguito persone, aziende, ho seguito, la concezione è sempre la stessa: spendere molto, molto di meno di quello che guadagni. Le persone non sanno, la ricchezza è avere tanto per spendere di più. No, la concezione è spendere molto di meno di quello che entra. Guarda un po' come fanno le aziende, no? Appena o aumenti il fatturato o diminuisci i costi. Quando il fatturato scende, abbattono i costi per cercare di mantenere sempre questo dislivello. Alla fine non ci pensiamo, ma il segreto è tutto lì. sì, è vero. E dopo così, leggendo il libro, mi ha colpito una parola, cioè due parole in inglese che ho detto, beh, adesso da oggi farò così, perché io voglio vedere, quando apro il cassetto del mio stipendio, voglio vedere i soldi. E le due parole che mi hanno colpito sono state il cash flow. E quello, ho detto, quella lì è la mia ricchezza. Io devo vedere il cash flow. E quel cash flow non deve stare lì nel cassetto, ma io lo devo prendere tutti i mesi e devo metterlo da qualche parte che mi dà la possibilità di poter godere in Certo. futuro, mettermi le cose. E quindi alla fine ho deciso di fare il piano di accumulo pensionistico con Con il la programma BESI, il Topolino, Capital Box, il il Capital nostro Box, Capital Box bravissimo. Formula, che tra l'altro quest'anno, poi dipende una persona quando è entrata, ma entrando il primo di gennaio sta facendo il 22%, ragazzi, il Sì, piano di ho accumulazione. visto. Poi chiaramente con delle connotazioni diverse, perché chiaramente si parla di accumuli graduali dei risparmi mensili, ok? Non è paragonabile a quello dove si mette più capitali. Però, insomma, i risultati sono veramente importanti, sono belli e importanti, tra l'altro. Ecco, volevo farvi vedere perché l'abbiamo fatto vedere l'altra sera, all'ultima, ecco, questo qua è il risultato, il premium, quindi il nostro fondo di pensionamento, quello più grande, dove ci si mettono dentro capitali e tutto il resto, e quest'anno sta facendo da ISO l'anno 12%, dopo aver fatto annate, siamo ad una media composta di crescita veramente potente, insomma, dai. Le prospettive, i 100.000 euro messi all'inizio al 2016 oggi sono trasformati in 310.000 ipoteticamente per chi li ha messi. Quindi sono numeri molto belli che poi le persone poi pian piano quando li vedono, sono persone che stanno con noi da tanti anni e vedono questi risultati, poi pian piano comprendono che poi il segreto sta tutto lì. Forzarsi a prendere del denaro, come stai facendo tu, giustamente, forzarsi a prenderlo, metterlo fuori dalla portata. Che poi il trucco è metterlo fuori dal conto circolante, perché il conto Bravissimo, bravissimo. circolante è quello distruttivo. Vado lì al bancomat, non ho idea di quanto. Mi sembra che ci sono, cioè, 100 euro, non mi ricordo. Intanto li tiri, ok? Intanto paghi, poi dopo. Poi ti accorgi, ma come mai non funziona più? Ah, e non c'è più disponibilità. Ah, ecco come mai. Solo lì ti accorgi che sei arrivato. Ecco, diciamo che c'è No, questa beh, cosa. io adesso il 10 del mese, quando arriva lo stipendio, c'è il trasferimento coatto a De Giro per il Covid. Bene, bene. Ecco, no, Pierluigi, una cosa, ma come stai vivendo questo? Cioè, una persona come te, quindi abituata a dire, ma compro tutto quello che voglio. E oggi invece dice: no, aspetta, io compro quello che è veramente necessario, quello che è veramente importante. Come la vivi? La stai vivendo come, diciamo così, una cosa bella o come un sacrificio? Questa è la No, domanda. no, no, anzi, no, non è un sacrificio, anzi, il fatto di entrare nell'ottica, oggi mi alzo la mattina, per esempio, io, per fare un esempio, io stamattina ho impostato, sai che ho fatto il corso per trader, no? Sì, certo. Ieri sera ho fatto due operazioni sul Nasdaq.
sono andate bene. Io stamattina mi sono svegliato, sono state chiuse a 15.100, adesso era più o meno quella cosa lì. E ho detto, beh, oggi ho iniziato 3 mesi fa, mettendoci, io ci ho messo 1.300 euro, ho guadagnato il 290%. Bella, Pierluigi, eravamo un po', Pierluigi ha fatto la nostra Master Trading School, che è insieme a Member Urban Fund, insomma, un po' di E mesi poi, insieme. sì, Bello. dopo la prima tratta vado a controllare così, ogni tanto lo faccio, il conto del giro del conto pensionistico, e anche lì vedo che sta crescendo. E poi quando metti i soldi, che cresce anche l'ammontare, tu dici, caspita, finalmente adesso io riesco a fare quello che non facevo l'altra volta. Ma ti dirò di più, che questa cosa intanto ti fa stare sicuro e tranquillo, perché dici, incomincio ad avere diciamo così, un guadagno, una cosa che è lì, un accumulo, il cash flow. E poi ti dice, sono contento perché adesso sono ritornato un po' a come ero anni fa, quando io mi sacrificavo, mettevo da parte ogni centesimo per fare il pilota, perché a me purtroppo non mi ha dato una mano nessuno. A casa non c'erano possibilità economiche, quindi io dovevo lavorare, studiare la notte, andare a volare il sabato e la domenica quando ero libero, e in 3 anni sono diventato da zero a pilota di linea. Purtroppo non ho potuto iniziare subito, la mia carriera è iniziata a 27 anni perché ho dovuto mettere da parte dei soldi prima di iniziare, perché sono professioni molto, 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 molto costose riuscire ad arrivare. E questo mi ha portato un po' alle origini, ma ti dirò di più, che la vita adesso io me la godo pure di più. Ah, paradossalmente, quindi. Sì, perché quando esci a mangiare una pizza con mia moglie, o vai a farti una vacanza, non vai più a fare la vacanza. Sì, ci sta anche quella, no? Però dici, vabbè, senti, facciamo una cosa, facciamo sta scommessa. Io la scorsa settimana siamo stati a Lampedusa 6 giorni, abbiamo bisogno di un break. Facciamo una cosa, invece di andare lì, cerchiamo qualcosa, così quello che risparmiamo lo mettiamo nel piano. E adesso anche mia moglie dice, beh, però sai che c'hai ragione, quando è che vai in pensione che mi fai stare bene? Capito? Bene, bella, bella, bella. Il tuo piano, a quanto è stato calcolato il tuo piano? Io l'ho fatto per 10 anni, anche Cavolo. perché noi piloti abbiamo la pensione che ce lo dà il fondo volo, che è un fondo nostro piloti. Sì. Io conto di arrivare a 59 anni e 25 anni più i 5 figurativi, quindi avrei già la mia pensione di base. Poi il TFR lo sto dando al Previ Volo, che purtroppo non lo posso tirare via, se potessi non lo metterei lì, però quindi ci sarà un po' di capitale che Sì. avanzerà. E io a 59 anni ti dico francamente che voglio andare a lavorare per hobby. Beh, questa sarà una congrua bella integrazione comunque, perché c'è chi lo può fare per integrazione, c'è chi lo può fare prima per proprio chiudere con questo e lasciare tutto. Insomma, è una pensione abbastanza buona quella che ti danno. Non la conosco quella Guarda, adesso essendo Siamo diventato sulle purtroppo vie impegnato, dell'INPS più o meno, indicativamente. sì, un po' di più, perché noi abbiamo uno stipendio che è variabile, c'è una parte fissa più una parte variabile che sono le diarie. Io della parte fissa, se oggi sto a casa che non lavoro, prendo un bello stipendio. Quella dovrebbe essere più o meno la pensione, forse un 20-25% in meno. Però non è più come una volta dove un comandante che andava in pensione negli anni 80 prendeva anche 1 miliardo di euro di liquidazione, eh? Cioè parliamo di queste cifre, ragazzi. Madonna. Oggi cioè, i 20.000 euro al mese che prendeva un comandante non li prende più nessuno, Sì. ma molto meno della metà. Però siamo comunque io mi sento che, insomma, ho dovuto investire tanto nella mia professione, adesso li sto riprendendo, però insomma, facciamo anche una professione che ha le sue responsabilità, insomma. Parecchie, sì, infatti, non è roba da poco. Bello, bello, quindi, guarda, volevo farti una serie di domande, ma è bello perché vedo già la vita ti è cambiata in meglio e Sì. quindi hai avuto dei freni a livello
familiare delle persone, quando, ecco, quando hai detto aspetta, no, le finanze le gestisco io, prendo in mano io il mio futuro, organizzo io le cose, perché sai com'è? Siamo tutti abituati e qualcuno deve pensare a noi, ci deve pensare l'INPS, ci deve pagare lo Stato, ci deve pensare lo Stato, ci deve pensare l'assicurazione. Quando ti sei presentato, stavolta faccio io, non so, a casa, Ah, no, famiglia, amore, no, faccio beh, io. Che reazioni hai avuto? allora, diciamo che mia moglie mi ha guardato un po' così, no? Ma lei non è che vive nel nostro mondo, lei vive nel suo mondo. Lei fa l'assistente di volo, è artista, lei gli piace la moda, tante cose. Quello che gira, odia il suo lavoro, non ne può più, perché ormai sono 23 anni che lo fa. Certo. E mi ha guardato un po' male, no? Cioè, nel senso non capiva questa cosa qui. Poi dopo le ho spiegato bene, perché non è... e adesso mi appoggia. Mi ha appoggiato quando ho fatto il Capital Box, mi ha appoggiato quando io ho iniziato a fare il corso con voi per il trading. Cioè, là, lei ha detto, finalmente io ti vedo che sei contento perché il tuo lavoro è un lavoro che dopo diventa un po' una monotonia. Che è sempre quello, l'ambiente di lavoro è sempre quello. Spesso poi in Italia tu lo sai meglio di me che c'è poca meritocrazia. Non è che stiamo a parlare dei paesi anglosassoni o in America dove se sei valido vai avanti, se no rimani lì, capisci? Certo. Da noi invece si soffre molto perché Più lavori da in un ambiente. dipendenza, la mentalità più gerarchica, più E sì, più io ti sì. dirò che anche oggi volavo con un collega dove io faccio, sto facendo un sacco di pubblicità al MIPAI. E Bello. oggi parlavo con un collega che, guarda, sto finendo di leggere questo libro qui, no? Ah! E allora, durante il Ha volo, cambiato mentre... tante, non l'ho scoperto tardi, ma ha cambiato vite a tante persone questo libro. Devo dire che ci ho Guarda, messo qualche trucco io magico che non so neanche io l'ho... come, ma è stato bello. E allora stavo in volo, così, sai, un po' così a fare niente, e prendo il libro, intanto leggo qualche pagina, visto che il tempo a disposizione è sempre poco. E allora mi ha detto, ma cos'è che leggi? E allora, ma io ho detto, guarda, sto leggendo questo libro. E ho detto, beh, il titolo dice, lascia molto a desiderare. E allora gli ho spiegato, no? Ma sai che lui, ha detto, ah, ma sai che è interessante, perché anche lui fa un piano di accumulo con dei fondi ETF con la banca, e io dopo gli ho detto, comunque guarda, se ti interessa, vai a visitare il sito, vedi, perché se riesci a farlo tu in maniera diretta, senza intermediari, senza niente, guarda che è tutta un'altra cosa. E quindi Cambiano tanto i modi. sono contento anche di questo, perché non sono l'unico. Però io sono tra i pochi che ho avuto la possibilità di conoscere te e di entrare direttamente in questa cosa, Bello, bella. che Beh, è vedi. Che diverso. Capito? progetti Poi. abbiamo, Pierluigi? Progetti per il futuro? Quando è nel senso, adesso ormai hai pochi anni, tra una bella accumulazione che farai in privato, una bella crescita, poi qual è il progetto futuro? Ma guarda, Dove io te ne vai? Qualche adesso. isola caraibica sperduta Magari oppure qualche cosa? no, abbiamo tante cose belle in Italia, guarda. Allora, guarda, il progetto è che ormai è segnato che la compagnia aerea sta aprendo delle multi-basis, più basi dove operare. Noi eravamo a Verona, un'isola felice, adesso ci ha comunicato già 7 mesi fa che apriranno due basi, una a Venezia e una a Firenze. Siccome io a Venezia non voglio andare, e siccome a me Firenze, il countryside, le colline, ho detto, se devo fare un cambiamento, non vado a fare il pendolare sull'autostrada A4 in mezzo al traffico, ma mi trasferisco lì, no? Solo che per trasferirsi lì devi fare un cambiamento di vita. E allora ho detto a Raffaella, ma perché non lo facciamo veramente questo cambiamento? L'abbiamo sempre detto. E allora lei mi ha detto... E sono con te perché lei non vede l'ora che io prenda una decisione di questo genere. Qui abbiamo deciso di vendere casa. Vendere casa e vogliamo prenderci una casa più piccola in un posto che abbiamo già visto in Sardegna, lì verso Palau, dove Sì. ci sono delle belle spiagge e tutto. E poi ho detto, quello che rimane della vendita della casa lo voglio investire.
voglio crearmi ancora più capitale per magari anticipare questi 10 anni che magari possono diventare 6-7, capisci? Certo, eh beh sì, perché è tutta questione. Ormai hai capito qual è il gioco, devi creare una patrimonializzazione, che semmai non hai creato prima, e un pilota come te a quest'ora, se avesse conosciuto questo metodo, ma non dico Guarda, tanto, a 20 anni, guarda, guarda, se ne parlava già molto tempo fa. quello che tu dici mi fa, come si dice a Roma, mi fa rosicare, ma Sì, tanto, perché... però quando è così mi fermo un attimo e leggo la frase del libro che c'è scritto: non è mai troppo tardi per essere ciò ciò che che avresti avresti voluto potuto essere. Io ce ne essere. aggiungo un'altra che secondo me mi porta sempre, me la porto con me, che ciò che avviene conviene. Quindi si vede che doveva andare così. Sì. Però devi avere la forza di dire ok, prendo la barra, la riporto al centro perché l'aeroplano deve andare dove dico io, non dove vuole portarmi Certo, lui. certo. Questo. Beh, la più grande, l'ultime due cose, guarda Pierluigi, così aiutiamo anche un po' gli ascoltatori. La più grande soddisfazione che vivi oggi in questo percorso, cioè tu stai facendo comunque un percorso nuovo di vita, quindi con dei nuovi Sì. obiettivi anche a livello finanziario. Qual è la cosa che ti piace? Quando ti alzi la mattina, cosa è la cosa che ti piace di più oggi? Beh, la cosa che mi cacca è un obiettivo che mi porterà ad essere un giorno indipendente. Dovrò aspettare perché i palazzi si costruiscono piano piano, no? Non è che Sì. li fai poco tempo. Però mi alzo perché sono contento che un giorno io andrò in pensione senza dipendere Certo. da quello che ti dice, ma soprattutto perché sto costruendo qualcosa mio, che sarà mio e che non ci sarà nessun altro che dovrà sia alla fine, ma anche durante il percorso Sì. interagire. Se non Bene. voi, che magari siete i miei persone che mi date dei consigli, perché comunque mi sento con Stefano, mi sento con Loris, e quindi comunque non è che mi piacerebbe partecipare di più alle membership, perché me le vedo sempre in differita. Io prendo, faccio i miei errori, io ne faccio tanti di errori. Però, come dicevi tu, la cosa che mi ha salvato da questi errori è la cosa che mi fa ridere, che non puoi capire, è l'accetta. Famosa, eh? Famosa. È vero. Poi sai cosa c'è? Come ti accennavo all'inizio dell'anno, ho avuto questo piccolo ma grande problema di salute, che ho avuto un'operazione d'urgenza per una peritonite, e essere in ospedale in un posto dove hai sempre visto gli altri, no? Ma io non mi sono mai visto là dentro, viverlo. E mi sono accorto che io non ho più voglia di alzarmi e andare a lavorare per mantenere un'impalcatura dove dentro c'è poco, ma voglio Sì. alzarmi, lavorare per costruire delle basi solide su cui poi io vivere. Possono essere 10, spero che siano 8, chissà, magari saranno anche 7, perché poi si parte. Ma io, per farti un esempio, adesso c'è già in programma, non ho mai potuto godere della mia tredicesima perché ci ho avuto sempre delle spese, sempre. Quest'anno a dicembre io finalmente prenderò la mia tredicesima totale e non la spenderò comunque, perché tanto io sono abituato a non spendere, la prenderò e la metterò, perché Direttamente. voglio cercare di anticipare le tappe, correre per quello che è possibile e cercare di arrivare al traguardo prima possibile. Io mi sono Beh. fissato degli obiettivi, ma non te li dico. Se ci arriverò, ti dirò: sai Massimo, quando facevamo l'intervista, io non te l'ho detto, ma il mio obiettivo era quello, però io ne avevo un altro. Certo. Guarda che io nel trading ho detto a metà di giugno. Cioè, scusa, a fine giugno devo arrivare con 1.300 euro, voglio arrivare a 4.000 euro. Non ho tanto tempo da dedicare. Non mi manca tanto, eh? Non mi manca Bello, tanto.
Bello, quindi anche delle cose extra carine, bello, bello. È importante, allora Pierluigi, quello che hai detto è fondamentale, perché noi viviamo una vita per costruire, ormai l'hai capito come funziona, per costruire beni infruttiferi che ci teniamo là e continuiamo a barcamenarci, a sgobbare per una vita intera per mantenere questi beni che ci portano via solamente dei soldi. Adesso hai cambiato un attimino struttura. E hai Sì. capito che poi alla fine hai capito anche il trucco di come si fa ad anticipare. Parlavamo di patrimonializzazione e io dico sempre: Sì. come se l'INPS ti dicesse benissimo, tu mi devi raggiungere un montante di 300.000 e ti mando in pensione a 70 anni. Ma come se oggi ti offrisse e ti dicesse benissimo, tu mi devi fare 300.000, appena li raggiungi, io ti mando in pensione subito. Che cosa fai? Bene, penso che tante persone inizierebbero a barcamenarsi per cercare di raggiungere un po' prima con tutti i Sì, beni sì, che hanno, comincerebbero a sì, riqualificare sì, 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 sì. tante cose. E alla Io quello che fine sto, il sì. segreto sta lì. Ma io per 15 giorni fa, siccome ho fatto il libero professionista per 10 anni, prima di fare il pilota, è ovvio che io quello che versavo all'INPS come pensione, no, non è mai quello che versa la mia compagnia aerea per la mia pensione, no? Certo. E allora ho detto, adesso voglio vedere, perché mi voglio godere questo momento. Sono andato all'INPS, al nostro referente lì, per farmi fare i Un paio di calcoli del conteggi. ricongiungimento. Il ricongiungimento. Ah, ecco, ah, sì, ho capito. Allora mi ha detto, allora guarda, per fare il ricongiungimento devi versare 60.000 euro, però lo puoi rateizzare. E ha detto, la rateizzazione la fai in 10 anni, ok, senti, eh? E poi il calcolo della pensione verrà fatto poi al momento, comunque ricordati che insomma riuscirai a fare quei 400-500 euro in più al mese. E io quando sono uscito, permettimi di dire che mi sono fatto una risata. Ma sai perché? Perché i miei colleghi stanno tutti ricongiungendo. E io a mente mia ho detto, ma se io oggi vedo già oggi i risultati di 3 mesi, con il capital box. Ma secondo te io ti vengo a dare 60.000 euro per vedere che cosa? Spiccioli, Tra sì. 10 anni, due spicci. Ma io oggi, se riesco a versare in 10 anni anche a 3-4.000 euro all'anno, anzi, sono 10, 6.000 euro all'anno, io mi sa che quei 60.000, non dico tutti i 60.000, ma magari ne diventano il doppio. Certo, oltre poi non dimentichiamoci mai che lì versi dei soldi, ti dici io verso i miei soldi in un fondo che non è tuo. I soldi lì sono fino alla tua vita, poi dopo non ci sono più, eh. Non è che dici io li ho È versati, li do vero, ai miei figli. No, no, i tuoi figli non vedono niente. Quindi è sarebbe un vero, po' riflettere su questo non ci questo. avevo pensato, questo non ci avevo C'è anche quella pensato. cosa lì. Dici, metto i miei soldi nel mio fondo. No, metti i tuoi soldi nel calderone di qualcun altro che poi non te li dà. Quindi attenzione. Bene, bene, Comunque Pierluigi. adesso anche col trading conto a fine anno di. Perché poi io penso molto alle parole anche di Mauro, no? Sì. Quando dice sempre: mai pensare in basso, pensate in alto. E questo mi fa bene, no? Perché ho detto: se io alla fine dell'anno riesco a raggiungere la cifra che ho in mente, i guadagni sono sicuramente maggiori e tutto quello che è in più anche lì incomincio a trasferirlo. Adesso non lo faccio perché se vado a impoverire il mio capitale posso lavorare meno, no, nel trading. Certo. Invece così potrei creare veramente un altro introito, capisci, che arriva. Ed è Hai quello che capito ti il dico. senso che il trading, fare delle operazioni finanziarie sui mercati finanziari, delle compravendite, non è una bisca, ma è un qualcosa No, che serve per no. avere ulteriori entrate da inserire in un contesto più duraturo di vita, e quindi questa è la cosa migliore. Bene, E bene. anche quello, Massimiliano, è stata una grande scoperta, perché io ti raccontai, no, che avevo iniziato a fare così per scherzo 13, avevo rimesso tantissimi soldi, tanti. Il trading non è, come dici tu, un gioco d'azzardo, ma è una cosa da fare con criterio, con studio, con Sì. dedizione, perché poi è una, a me lo sai che è una cosa che a me piace tanto.
È bella, è bello, dici a noi, sfondi una porta aperta con noi, insomma, facciamo operazioni da 26 anni. E poi, insomma, è vero, ci vuole direzione studio, in particolare per fare le cose un pochino più brevi, per le cose un attimino più lunghe, medie, l'impegno è anche più delimitato, le cose Sì. sono anche un po' più facili, insomma, sono le operazioni quelle un po' più facili e quelle un po' più difficili. Certo. Possiamo anche delimitarci a fare solo quelle facili, poi Infatti, volendo. infatti. Bene, Pierluigi, noi ti ringraziamo perché è stato bellissimo, bellissimo. Guarda, un'ultima cosa, cosa vogliamo consigliare alle persone che oggi si approcciano, che semmai stanno guardando e semmai in questo momento stanno pensando se iniziare a prendere in mano la loro vita, o se sì o se no? Ecco, che consiglio daresti? Tu che ci sei Ah, passato da pensarci, che consiglio daresti? andate proprio, mettete la barra al centro e date canna. Giovani soprattutto, cioè se iniziate da giovani ragazzi, cioè fatela Via. sta cosa, bastano 100 euro al mese, cioè voi È arrivate a vero. 50 anni che siete veramente in capo al mondo, siete i padroni Sì. del mondo. È E per quelli vero. come me non esitate perché tanto c'è spazio per tutti. Bella. Ma so, e questa qui è una cosa che va fatta, va fatta, va fatta. Assolutamente va fatta. Bella. Grazie per Luigi, grazie a nome di tutti, noi ringraziamo tutti, ti ringraziamo, grazie della serata, resta con me perché Grazie a dopo voi. facciamo due chiacchiere Sì. fuori. Intanto ciao a tutti e buona serata a tutti, eh. Ci vediamo alla Un prossima. abbraccio, ciao a tutti, ciao.